La Bielorussia spalanca le porte alle aziende pesaresi, un paese da 190 milioni di potenziali consumatori. L'incontro fa parte di quelle azioni formative e di accompagnamento che la Camera di Commercio rivolge alle industrie pesaresi per facilitare la loro presenza sui nuovi mercati, per aprire loro nuove prospettive di business con un bagaglio di informazioni necessario per affrontare le nuove realtà più consapevolmente. E la prima prospettiva di business sarà il summit al Salone del Mobile Italiano a Minsk, in programma dall'11 al 13 giugno prossimi. Sullo scacchiere delle esportazioni verso est, mentre la Russia sta rispondendo con la stessa durezza alle sanzioni dell'Unione Europea, proprio la Bielorussia può diventare non solo l'unico ponte percorribile verso Mosca, ma anche un nuovo e significativo mercato di destinazione delle aziende pesaresi. Presidente, la Bielorussia ha un bacino d'utenza veramente importante, quindi è giusto che le aziende pesaresi e il tessuto economico pesarese ci metta le mani, i piedi e tutto quello che è possibile metterci. Sì, per molti pesaresi, per molti anche della regione Marche o italiani, ancora si pensa magari che la Bielorussia sia quella di 6-7 anni fa, un paese dove povero, dove difficilmente si potevano fare affari. Oggi la Bielorussia è un paese in fortissimo sviluppo, vi sono già realizzati 87.000 appartamenti, 1.500 negozi, tutti da arredare, e ci sono i progetti, una parte già in fase di realizzazione, per costruire da qui ai prossimi 3-4 anni circa 800.000 appartamenti, una cosa straordinaria, nascono dei interi quartieri, ma poi nascono, chi va adesso in Bielorussia gli sembra di essere qualche anno fa a Shanghai o magari oggi a Dubai, perché ci sono grattacieli che sorgono dappertutto, ed è un paese dove ad esempio il tasso di disoccupazione è all'1%, mentre da noi è al 12,8%, è un paese dove lo stipendio medio, tenendo conto che il costo della vita è molto più basso che da noi, però c'è uno stipendio medio che si aggira attorno ai 500-600 euro al mese, con punte che vanno a 2-3-4 mila, quindi quelli che sono, come si dice, i ricchi. Ecco, è un paese in crescita, è un paese che ha voglia di relazionarsi con l'Italia. Questo anche perché è legato da vecchie storie che riguarda l'aspetto umanitario, ecco, chi non ricorda quanti bambini sulla vicenda Chernobyl dalla Bielorussia sono arrivati nella nostra provincia, nella nostra regione, erano centinaia e centinaia, migliaia di bambini che in questi anni, e questi ragazzi che oggi, questi bambini di allora che oggi sono diventati grandi, sono giovani o gente adulta, si ricordano di noi e vogliono continuare, tra l'altro parlano anche italiano, bene l'italiano, quindi un motivo in più, un'agevolazione in più per le nostre imprese. Quindi io credo che oggi per gli imprenditori abbiamo cominciato con la moda, con grande risultato, grande successo. Abbiamo fatto 3 manifestazioni di moda, e il prossimo marzo si fa la quarta. A giugno, 11, 12, 13 giugno, vogliamo fare, sviluppare, perché ce l'hanno chiesto. Ce l'hanno chiesto gli architetti, le associazioni degli architetti, dei design, i rivenditori di mobili, la gente. Facciamo una manifestazione del mobile. Noi offriamo un'opportunità ai nostri mobilieri, anche con costi moderati, molto più bassi che quelli di Mosca, di Milano, piuttosto che erano prima quelli di Kiev. Se le nostre imprese, la Camera di Commercio ti indica una cosa, una opportunità. Riteniamo che sia un'opportunità importante e poi faranno le imprese la scelta finale. Questo è già finito, questo è tutto.
È da tempo che la CNA ha opzionato la Bielorussia con il settore moda, infatti si ripete questa manifestazione, quindi avete aperto un canale preferenziale che adesso anche altre aziende, altri tessuti economici e commerciali della provincia di Pesaro cercano di sfruttare. Assolutamente, questo era il nostro obiettivo. Da novembre del 2013 al prossimo marzo del 2015 saranno 4 le edizioni di CNA Day Moda che abbiamo trasferito a Minsk Moda Italia, portando oltre una cinquantina di aziende del settore della moda ad avere un mercato importante come quello della Bielorussia, che nell'ultimo biennio ha aumentato le esportazioni nel settore tessile del Made in Italy dell'oltre 30%. Questo era un segnale importante da dare agli imprenditori, che è stato ben recepito sia dagli imprenditori italiani ma anche da quelli bielorussi, perché quest'anno avremo anche la collaborazione di importantissimi fashion designer bielorussi che vogliono contaminarsi con i nostri produttori per dargli quella, magari quello sguardo un po' diverso per sfondare nel mercato bielorusso. La moda per sua definizione è contaminazione, questo per noi è un grandissimo successo, e abbiamo già avuto per il prossimo mese di marzo delle ditte molto importanti a livello nazionale e internazionale che vogliono venire con noi a fare questa bella manifestazione, quindi la quarta edizione. Questo ci ha anche permesso di aprire ad altri settori un mercato molto importante, e mi riferisco soprattutto al turismo, all'enogastronomia, ma anche all'edilizia e alla meccanica, senza dimenticare che il prossimo giugno faremo un salone del mobile molto importante a Minsk, che dovrebbe sostituire come importanza quello di Kiev, che purtroppo per i tragici motivi non si potrà fare. Quindi secondo me una ampia offerta da parte della nostra provincia, ma un'offerta strutturata, pragmatica, vera per i nostri imprenditori, che devono assolutamente dare fiducia a questi progetti, perché chi lo ha fatto in questi anni ha avuto grande soddisfazione. Il presidente della Federazione degli Ordini degli Architetti delle Marche, Pasquale Piscitelli, ha portato in questo senso un'esperienza diretta. Porta la firma anche del suo studio, infatti, il progetto di riqualificazione isolato residenziale a Brest, al confine con la Polonia, dove è stata creata una zona franca delle 6 operative in Bielorussia. Terreno fertile con una decina di aziende italiane. Altro spazio operativo interessante è quello delle aziende locali, soprattutto quelle nella filiera delle costruzioni e dell'arredamento. L'edilizia sta sviluppandosi tantissimo in tutta la Bielorussia ed è facile vederlo, basta girare per le città bielorusse. Forse anche troppo, dico io, perché hanno fatto delle cose molto impattanti. Ovviamente dovrebbero iniziare a ridurre un pochino forse la quantità e mettere un occhio più alla qualità, e forse è una cosa che succederà presto. Sicuramente per quello che riguarda, stavo dicendo adesso con una operatrice del settore del mobile, sicuramente per il settore del mobile è una cosa molto interessante, perché la cultura, le persone stanno iniziando ad investire nella casa, perché la casa prima era un bene dello Stato, non era di proprietà loro, e quindi ovviamente come tutte le cose cercavano di spenderci il meno possibile. Adesso la casa, per una mutazione della legislazione, può essere anche privata, quindi le acquista, la pagano, e quindi ho visto che su questo ci sono molti cambiamenti, perché la gente gli piace comprare poi il mobile, gli piace arredarla bene, e quindi su questa cosa qui sta cambiando la loro cultura. Quindi il Made in Italy comunque per loro è uno status estremamente ambito. Senta, il Made in Italy ancora ce lo stiamo vendendo bene. Anche noi architetti, perché bene o male siamo visti molto l'architetto italiano, ma non solo nei paesi russi, anche in molte altre parti del mondo. Finché ci dura questa eredità cerchiamo di vendersela al meglio. Naturalmente teste di ponte sono l'edilizia, il mobile, la moda, però si aprono tutte una serie di prospettive a livello commerciale che è giusto cogliere, è giusto prendere per tutto il tessuto e il comparto economico di sviluppo della provincia di Pesaro. Sì, devo dire che per la verità la testa di ponte iniziale è stata il turismo.
circa 10 anni fa. Abbiamo fatto la prima iniziativa di presentazione della provincia di Pesaro-Urbino e delle Marche a Minsk, abbinata all'enogastronomia, con la partecipazione anche di alcuni sommelier del nostro territorio e diverse aziende, soprattutto nel settore dei vini. 2 anni fa poi siamo stati invitati, io personalmente sono stato invitato dall'ambasciatore italiano a Minsk a presentare a un centinaio di operatori turistici la nostra regione insieme al Piemonte e al Friuli Venezia Giulia, quindi solo 3 regioni in Italia. E da questo sono scaturiti contatti importanti. Quest'anno avremo stagione turistica 2015, quasi 3.000 bielorussi che verranno nelle strutture ricettive della nostra provincia. Operatori turistici hanno già contatti stabili con corrispondenti dalla Bielorussia e poi, cosa molto importante, sia io che il presidente Drudi in diverse occasioni abbiamo avuto contatti con i dirigenti, i manager della compagnia aerea di Stato bielorussa, la Belavia, per cercare di realizzare un ponte diretto Minsk-Falconara. Questo veramente farebbe fare il salto di qualità al nostro turismo. Le prospettive in questo senso sono buone, c'è anche la disponibilità di altri tour operator marchigiani di acquistare, come si dice, vuoto per pieno alcuni posti, almeno una 50ina di posti su questi voli. L'importante è che ci sia un intervento da parte della regione, che purtroppo quest'anno non è preventivabile visto anche l'andamento del bilancio regionale. Insomma, se c'era bisogno di un'ulteriore testimonianza che turismo e enogastronomia sono un passepartout per aprire tante porte, tante prospettive, questa è la prova provata, possiamo dire. Sì, la prova provata. D'altra parte, quando si dice che nel mondo l'Italia è il primo paese nelle fantasie dei turisti, e quando si dice che nel mondo è apprezzato il Made in Italy, il turismo e la cultura sono il vero Made in Italy, per cui il turismo può essere l'apripista anche per tutti gli altri comparti economici. Abbiamo capito il potenziale di sviluppo economico per la nostra provincia che risiede in quella terra, e valutiamo anche qual è lo stato, insomma, in cui si vive, perché forse nell'immaginario collettivo abbiamo delle immagini un po' fuorvianti, un po' diverse, però per capire insomma, cosa c'è alla radice di questo forte interesse di Camera di Commercio e di CNA e di tutti quelli di Confcommercio per questo fazzoletto di terra, insomma, bisogna capire anche qual è la realtà in quel momento preciso. Quindi, al momento attuale, qual è così il tessuto sociale, il movens anche culturale che si sta sviluppando in quel territorio? E lo facciamo attraverso il vice ambasciatore italiano, appunto, a Minsk. Allora, che cosa c'è nella Bielorussia che attira così tanto le nostre imprese? Ma diciamo che l'aspetto forse più interessante è quello che è una terra ancora inesplorata e quindi dove le opportunità di business sono maggiori che altrove, dove queste opportunità sono già state colte. L'immagine che ha la Bielorussia a volte è negativa perché è legata a un passato, ma come ho avuto modo di dire oggi, il reddito medio bielorusso è aumentato di 2,5 volte nel giro di 15 anni e quindi chiaramente la situazione sociale è cambiata radicalmente. È l'unico paese, o forse unico dei pochi paesi al mondo, dove anche questo aumento di ricchezza non è andato soltanto a una piccola oligarchia, ma ha contribuito in maniera molto importante a ridurre la povertà.
che la percentuale di popolazione che vive sotto la soglia di povertà è diminuita in questo periodo di 15 anni dell'80%, quindi un risultato molto, molto importante. Ed è un paese in cui, forse grazie agli programmi umanitari in cui l'Italia è stata in prima fila, programmi umanitari per rispondere alla catastrofe di Chernobyl e gli programmi di accoglienza dei minori colpiti nelle zone contaminate, è un paese in cui c'è un amore verso l'Italia che è più forte che qualsiasi altro posto in cui io sono stato, e devo dire che in moltissimi paesi c'è un forte amore per l'Italia, ma in Bielorussia si sente in maniera particolare, e dove ci sono tantissime persone che parlano italiano, quindi è una cosa incredibile, ma forse anche per il fatto che 500.000 persone sono state in Italia con i programmi di risanamento e una gran parte di questi parlano italiano, quindi quasi l'italiano in molti posti non è una lingua straniera. Quindi, come ci sono arrivate le organizzazioni umanitarie, penso che sia arrivato il momento per questo paese per essere scoperto anche dagli imprenditori. E allora bisognerà fare un flusso anche all'incontrario, bisogna che anche noi andiamo alla scoperta di questo paese, non solo loro alla scoperta nostra. Certo, certo, sono sempre di più anche gli italiani che si recano in Bielorussia, e si vede anche a Minsk una maggiore presenza anche di ristoranti italiani, di negozi che vendono prodotti italiani, ma anche per la regione Marche è molto importante il turismo, per esempio, e anche il numero di turisti bielorussi che si recano in Italia è in crescita fortissima. Negli ultimi anni crescono a ritmi del 20-30% annuo, e noi come ambasciata ce ne accorgiamo per il numero di visti che rilasciamo. Sono turisti che oltretutto ritornano, non vengono una sola volta, e ogni volta vogliono scoprire luoghi nuovi del nostro paese. E quindi anche per gli operatori turistici la Bielorussia, che era un mercato che era stato trascurato in precedenza, sta riservando delle sorprese molto positive.